La vittoria nel derby sul Green Basket Palermo ha risollevato il morale in casa Alfa Basket. Nel post partita del Pala Catania il presidente alfista Nico Torrisi fa i complimenti a tutta la squadra. Sì, il nostro campionato è iniziato oggi, l'avevo detto all'allenatore e soprattutto ce l'avevamo detto con Carmelo. Non c'era momento migliore di fare la prima storica vittoria dell'Alfa in Serie B che con questo derby che è stato bello. Da noi ben giocato, Palermo è una bella squadra, quindi doppi complimenti a tutta la mia società, da Carmelo ovviamente in testa, al coach, a tutti quanti i ragazzi, anche a quelli che sono infortunati e che hanno dovuto vedere la partita insomma dall'esterno, per cui il pubblico spero che voglia premiare questi ragazzi che lo meritano davvero. È vero che sono stati incitati, è vero pure che era un turno infrasettimanale, quindi non abbiamo avuto molto dei nostri sostenitori, che con mio e di Carmelo grande orgoglio sono i nostri ragazzini, quelli che vestono i nostri colori, ma è stata comunque una grande partita. E poi, senza falsa ipocrisia, 2 punti e contro Palermo ci piacciono moltissimo. Felice della prestazione della prima vittoria stagionale, coach Andrea Bianca. Sì, abbiamo interpretato la partita nel complesso in maniera buona, sopperendo anche alle difficoltà di roster, all'assenza di Gatti, l'assenza di Savoca, e poi non dimentichiamo che da metà gara, praticamente, più di metà gara, abbiamo anche dovuto giocare senza Gottini. Bravi, bravissimi ragazzi, ottima intensità difensiva, molto bene tutti quanti. Mi piace citare questa volta Alessandro Florio più che gli altri, perché ha giocato, ha avuto poco spazio, sa che è un anno di sacrificio e ha risposto presente alla chiamata ed è stato grandioso. Bene anche finalmente Marco Consoli, che ha trovato la via del canestro, e bravi tutti, le nostre certezze, da Agosta a Vita Sadi, che si sta dimostrando sicuramente un giocatore importante per la nostra squadra. Provenzani, i numeri, insomma, è inutile che commentare. Un altro nome che vorrei tirare fuori io è quello di Luciano Abramo, che si esalta. Assolutamente sì, si esalta quando c'è da alzare l'intensità difensiva, si esalta in contropiede e se ha spazio ha una mano delicatissima da 3 punti, e quindi ha fatto veramente bene.